Francesco, prima della pausa pre-nazionali, la Cosmos ha conquistato 3 successi nelle prime 3 giornate di campionato. Sono stati battuti infatti il Murata, il San Giovanni e il Faetano. I club sammarinesi devono cominciare seriamente ad avere paura della Cosmos? Credo che debbano cominciare a rispettarci come noi rispetteremo tutti gli avversari, quello è normale. E allo stesso tempo anche a temerci, perché comunque siamo una squadra nuova e con giocatori brillanti, validi, forti, e già i nomi dicono tutto. Quindi credo sia anche giusto che inizino a temerci. Nella scorsa giornata di campionato sei entrato anche tu nel tabellino dei marcatori. Quali emozioni hai provato dopo il tuo primo gol in stagione e come ti trovi alla Cosmos? Guarda, fare gol è sempre un'emozione unica. Quindi, ero felice per tutto, per i sacrifici che comunque continuo a fare, ed è un giusto premio che mi sono meritato, diciamo. E, nella Cosmos mi trovo bene, perché sono persone che conosco da diverso tempo e abbiamo una squadra che, come ho detto prima, ci sono giocatori che già conosco, sono validi e il gruppo è affiatato. Nella nuova sfida di campionato affronterete la Fiorita. Quanto vale per voi questo match e che cosa vi servirà per avere la meglio sui gialloblu di Montegiardino? Credo che sia una sfida che possa dire tanto, anche se è presto, nel senso che il campionato è appena iniziato, però affrontare una squadra come Montegiardino ci può dire che strada potremo percorrere poi in futuro. Per vincere o comunque bisogna essere più cattivi di loro, agonisticamente parlando, quindi bisogna avere più voglia, più grinta, ad essere soprattutto concentrati. Poi la partita dura 90 minuti, quindi chi sarà più attento e più bravo la sfrutterà e la porterà.